C'è entusiasmo, c'è voglia di lavorare. Ieri sera sono andato via dall'ufficio, erano le 9 di sera, c'erano ancora finestre accese, PM che lavoravano, PG che lavorava qua in procura, ci sono state delle attività ieri pomeriggio, istruttorie, fino a pomeriggio inoltrato. C'è molto entusiasmo anche, non solo da parte della procura, dei sostituti, ma anche delle forze dell'ordine. E guardate che c'è un lavoro dietro, a volte che non sempre viene adeguatamente conosciuto e quindi apprezzato, ma ci sono ogni giorno decine di appartenenti alle forze di polizia giudiziaria che lavorano sodo per la sicurezza dei cittadini, fanno pedinamenti, fanno appostamenti, piazzano microspie, installano videocamere, come vedrete nelle operazioni che hanno portato agli arresti di cui oggi parliamo, c'è tutta questa attività. Ascoltano intercettazioni, si alzano di notte per fare gli appostamenti, si svegliano, passano notti insonni per andare a piazzare le microspie, c'è tutto questo e lo fanno con entusiasmo perché ci credono. Questo è forse un elemento importante di novità che io percepisco negli ultimi tempi. Voi ricordate che quando io, in occasione del mio insediamento, dicevo noi ci siamo, noi procura, noi forze dell'ordine. Oggi dico non solo noi ci siamo, noi ci crediamo. E questo è un passaggio secondo me molto importante. Noi ci crediamo come procura della Repubblica, tutti, ci crediamo come forze dell'ordine, forze di polizia, ci crediamo non solo nei vertici che voi vedete qui rappresentati, cioè colonnello, comandante provinciale, comandanti delle compagnie, ma tutti, ognuno di questi ragazzi, che poi alcuni sono dietro di me a rappresentare proprio la squadra, ognuno di questi ragazzi, carabinieri, che ogni giorno lavorano, ci credono nella possibilità che Foggia e questo territorio ce la possa fare.